Alessandra Cozza, venerdì scorso il sindaco Antonio Praticò ha lanciato un appello ad essere tutti uniti, uniti per l'ospedale, vista anche la sentenza, la recente sentenza del Consiglio di Stato che boccia la riconversione. Qual è la vostra posizione? Noi come Associazione Sanità e Vita abbiamo chiesto un impegno formale a tutti coloro che erano presenti, a tutti i politici presenti, affinché da subito si possano mettere d'accordo e vedere quale sia la soluzione migliore per anticipare i tempi. E la risposta alla fine dell'incontro è stata che immediatamente penseranno tutti insieme di andare dal nuovo commissario, perché a breve sembra che sarà nominato il nuovo commissario per la sanità calabrese, per vedere ciò che si può fare immediatamente, perché adesso ci preme che venga fatto questo. Mettere in esecuzione la sentenza significa anche che debba passare necessariamente del tempo, non sappiamo quanto tempo, però la situazione è una situazione di emergenza e lo sappiamo, senza ripetere sempre le stesse cose. Sappiamo anche che adesso siamo ormai in estate, quindi c'è una situazione estremamente urgente, perché con i turisti la situazione si aggrava e quindi è necessario che ci sia, che il punto di primo intervento possa essere attivo pienamente, e soprattutto noi avremo bisogno di un pronto soccorso con una rete di emergenza urgenza che funzioni decentemente, non come sta funzionando adesso, con delle ambulanze che non siano solo una, che possano intervenire tempestivamente. In parte questa sentenza conferma anche le vostre battaglie. Sì, siamo soddisfatti, perché effettivamente sembrava quasi tutto perduto, nel senso che se non fosse arrivata questa sentenza la situazione un po' si era stabilizzata in senso negativo, perché il commissario nel frattempo con i suoi guai giudiziari non portava a nulla dal punto di vista politico, cioè la situazione generale politica non portava assolutamente a nessun riscontro positivo, addirittura c'era arrivata una comunicazione da parte del Ministero della Sanità che volevano trasformare il punto di primo intervento da punto di primo intervento attivo H24 per tutti i mesi dell'anno, addirittura lo volevano ridimensionare e farlo funzionare soltanto nei mesi estivi, quindi addirittura invece di fare un passo avanti stavamo facendo tanti passi indietro.